Ciao a tutti, come state? Oggi sono tornata con un video che non giro molto spesso, però ogni tanto mi piace guardare, ovvero lo svuoto la spesa alimentare. Siccome oggi sono andata a fare la spesa, sono stata da Eurospin, ho fatto una bella spesa e devo ancora sistemarla, ho deciso di registrare questo video. Spesa all'Eurospin abbastanza importante di 83 euro. Sono stata da Eurospin perché sono iniziati ieri, il 13 di maggio, le offerte quelle ad 1 euro. Siccome c'erano delle cose che ad 1 euro mi interessavano, sono andata lì. Dovevo fare comunque spesa, quindi oltre a quello ovviamente ho comprato anche altro. Totale della mia spesa 83,96 euro. Devo dire che anche Eurospin comunque ha aumentato abbastanza i prezzi. Non sono solita ad andare Eurospin. Non ce l'ho propriamente comodissimo, neanche lontano, sarà un 7-8 minuti di macchina da casa mia, però mi trovo meglio ad andare proprio da un'altra parte. Ogni tanto ci vado anche proprio per fare un giro, per curiosare. Oggi, visto che mi interessavano delle cose che c'erano con l'offerta ad 1 euro e mi interessava, dovevo fare spesa, ho unito queste due cose e sono andata lì. Allora, vi mostro un po' quello che ho comprato. Vi mostro prima le cose che andrò a mettere in frigo e poi tutto il resto. Allora, ho comprato, non mi ricordo assolutamente tutti quanti i prezzi, se occhio così li vedo ve li dico, se no lascio stare, insomma. Se però vi interessa qualcosa in particolare, scrivetemelo poi nei commenti che ho lo scontrino qua alla mano e ve lo riesco sicuramente a dire. Allora, volevo vedere se trovo per caso questi qua, i budini della Dolciando. Ecco, già la prima cosa non la trovo. Eccolo qua, 1,59 euro. Ho preso questi quattro budini della Dolciando, diciamo simil mu. I miei figli vanno matti per il mu e quindi ho voluto prendere questi budini qua. Poi ho comprato delle zucchine, quattro zucchine, e ho preso un cestino di fagiolini, cornetti, come li chiamate voi. Questi sono 600 grammi, costicchiavano perché costavano intorno ai 3,50-3,59 euro. Però dai, noi comunque li mangiamo volentieri, quindi sicuramente con questi qua ci possiamo mangiare anche 2 o 3 volte e quindi li ho voluti prendere. Di verdura ho preso solamente questo perché ieri sono stata al mercato e ho fatto rifornimento al mercato alla bancarella dei contadini e quindi ho comprato le cose lì. Poi ho comprato le ricottine. Io ultimamente ho scoperto la ricotta, non sono mai stata un'amante della ricotta, non so se perché per partito preso o meno, ultimamente comunque le ho riscoperte e devo dire che le mangio molto molto volentieri. Come formaggio poi ho preso il parmigiano reggiano da mettere sulla pasta, questo qua grattugiato. Poi ho preso degli yogurt per la merenda e ho voluto prendere questo qui con lo yogurt bianco e anelli di cereali di cioccolato, yogurt bianco e granella di nocciole di cioccolato e yogurt alla vaniglia, palline di cioccolato fondente. Scusate, la luce non è ottima, ma oggi va così. Eppure fuori è una giornata abbastanza decente. Lo yogurt costava 79 centesimi, no, 75 centesimi. Vediamo un po' se ho letto bene. Yogurt vaniglia, 75 centesimi. Ad 1 euro nelle cose scontate era scontata questa, che era una mousse, che è una mousse al cacao della linea Dolciando Protein. Voglio provarla. E quindi l'ho presa, ne ho approfittato. Sempre delle cose che mi interessavano ad 1 euro, ho trovato il pesto, questo qui al basilico senza aglio, c'era anche quello con aglio, però io siccome in casa lo mangio soprattutto mia figlia e quindi io compro sempre quello senza aglio anche quando lo mangio anch'io, insomma. E poi passo a un po' di carne che ho preso. Ho approfittato perché all'Eurospin trovo i burgeroni di pollo
che sono tipo i teneroni per intenderci, però sono di pollo, quindi ne ho presi 3 confezioni. E i burgeroni li ho pagati, adesso ve lo dico perché prima li ho intravisti, i burgeroni, 1,79 € per 2 pezzi, e quindi li ho presi. Sono presenti di pollo, di prosciutto e di un'altra carne che non mi ricordo. Di solito li fanno solamente con il prosciutto, a me questi qua di pollo piacciono molto di più e quindi li ho presi. Li mangio soprattutto mia figlia, però questi qua di pollo li mangio anch'io molto volentieri. Poi ho preso il petto di tacchino arrosto, questo pezzo qua, da fare sia con la pasta, sia da fare come secondo, quindi da scottare un po' in padella e mangiarli a fettine o a dadini appunto con la pasta. Mi piace quando trovo questo pezzo qui e lo compro sempre molto volentieri. Ultimamente lo trovo solo da Eurospin, altri supermercati faccio fatica a trovarlo. E poi ne ho approfittato e ho preso un po' di affettato. Anzi, la prima vi mostro questa. Ho preso la tagliata di petto di pollo, questa scaldata in padella con una noce di burro, un filo d'olio, così comunque fa veramente il suo ed è molto molto buona. La compro abbastanza spesso perché comunque in famiglia piace a quasi tutti, a parte il mio piccolino che non ama particolarmente la carne, lui è molto più da pasta e da formaggio, quindi se la facciamo per noi e magari a lui facciamo qualcos'altro, però devo dire che la mangiamo abbastanza volentieri. Poi come affettati ho preso l'arrosto di tacchino affettato, 2. Arrosto di tacchino pagato 1,49 €, poi arrosto di pollo 1,59 € e poi abbiamo preso anche due prosciutto crudo, questi qua tutti della Bottega del Gusto, sono 100 grammi questi, e l'unico che ha 110 grammi è questo qui, quindi comunque è una buona porzione. E il crudo, vediamo se lo trovo il prosciutto crudo, 1,69 €. Ogni tanto, comunque, a noi una cena veloce con questo vicino un po' di verdura non ci dispiace. E quindi questo è tutto quello che ho preso da mettere nel frigo. Poi vi mostro un po', adesso mi avvicino una sedia, farò un po' di rumore. Ok, un po' random tutto il resto, perché così poi queste qua sono le prime cose che vado a sistemare al volo. E ho preso dunque questo bel chilo di pasta, i fusilli. Allora, io e mio marito adesso ultimamente stiamo mangiando la pasta integrale, però per i bambini compro ancora la pasta normale. E pastina ne avevo diversa, ma la pasta proprio l'avevo terminata quasi tutta. Non ho trovato i fusilli nel pacco da mezzo chilo e quindi ho preso questi qua da chilo, tanto una volta aperti e chiusi con una mollettina, comunque va bene lo stesso. E poi ho preso, mi avvicino quest'altra sedia nel mentre, perché ho preso anche un altro pacchetto di pasta, scusate il rumore. Dove sarà finito? Qua. Da mezzo chilo invece ho preso le farfalle e la pasta comunque aveva un buon prezzo, questa qua è della marca Tremulini. Le farfalle, boh, dov'è? Dove siete farfalle? O pasta, come sarà scritto qua? Ah, fusilli, quindi quello da chilo 99 centesimi e le farfalle 59 centesimi, quindi comunque un buon prezzo. Poi per 89 centesimi ho preso 4 litri di latte, questi qua parzialmente scremato della Land, ne ho presi 4. A casa mia il latte va via veramente molto molto velocemente, i bimbi tutti e due fanno colazione col latte e quando sono a casa che non vado a lavorare anch'io mi faccio il mio caffè latte. O se no comunque anche a me piace perché io un goccino di latte nel caffè lo metto spesso, insomma comunque diciamo che lo utilizziamo abbastanza e il piccolino soprattutto ancora si fa il suo bel biberon bello pieno 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 di latte, quindi comunque sono molto contenta.
Tra le altre cose, io ho anche l'applicazione dell'Eurospin, anche se appunto non ci vado spessissimo. Con questa spesa avevo superato la soglia di 50 euro e quindi in omaggio ho ricevuto questo latte che è piccolino, sono 500 ml, ed è latte parzialmente scremato, a lunga conservazione anche questo. Devo dire che nonostante sia veramente una cavolatina, perché comunque è da 500 ml, quindi in due colazioni addirittura lo faremo fuori, mi fa piacere perché comunque non sono tanti i supermercati che regalano un prodotto. Io non sono arrivata alla seconda soglia, ma sinceramente non mi interessava neanche perché c'era la birra con 100 euro. Sono stata molto contenta di ricevere questo omaggino. Sono stata molto contenta. Poi ho preso una passata, anche lei meno di 1 euro, la passata stava a 79-89 centesimi, qualcosa così. Vediamo se la trovo al volo. La passata. Boh. Va bene, comunque sicuramente meno di 1 euro. Poi ad 1 euro che mi interessavano per i bambini c'erano questi 6 tè in brick e ho preso sia una parte, una confezione alla pesca, sia una confezione al limone che adesso andrò a cercare. Comunque, eccoli qua. Per 1 euro direi che è un ottimo prezzo. 6 tè, così sono 12 per 2 euro. Poi vado a spingere un pochino i prodotti, se no non ci starò. Poi, allora, sempre per 1 euro, erano in offerta due di queste bevande qui. Queste qua è lo Start gusto limone, tipo diciamo Energade per capirci, e questo qua è al gusto arancia. Erano solo da 1 litro ed erano in offerta 2 ad 1 euro, quindi 50 centesimi l'uno. Devo dire che non sto più comprando bevande zuccherate per quanto posso, però non era male. Comunque da noi il caldo è incominciato ad arrivare. Un sorsino ogni tanto, perché no? Se non lo beviamo subito, comunque lo metto in dispensa per quando farà un po' più caldo, o magari se lo potrà portare mio marito al lavoro. E per 1 euro l'ho voluto prendere, due bottiglie mi sembrava un'ottima offerta. Poi cosa abbiamo preso? Allora ho preso due panini questi qua con i semini che mi piacciono davvero tantissimo. Poi visto che vi parlo di pane ho preso, in realtà ne ho presi tre di panini, però uno l'ha già mangiato Jacopo, mio figlio, le tartarughe per i bambini. E poi ho preso questo pane qui che non avevo mai visto, ma invece mia mamma ha detto che è molto buono, si vede che l'ha già preso. Questo è il filo integrale con semi e noci. Mi ha ispirato, sono mezzo chilo e è pane già tagliato a fette. Mi ha ispirato molto e l'ho voluto prendere. Comunque l'idea che sia integrale e con qualche semino dentro a me piace particolarmente. Vedo se ho dell'altro pane in giro, no. Sempre ad 1 euro. Ho trovato queste merendine integrali, sono dei plum cake, all'interno ce ne sono 6 e costavano 1 euro e quindi le ho volute prendere. Non vedrete in questa sua traspesa perché ho già messo via, abbiamo comprato anche mezzo pollo arrosto che ci siamo mangiate a pranzo e poi a 3,99 euro. Poi avevo comprato tipo bastoncini di pesce, quelli Findus per intenderci, però bastoncini di verdure, anche quelle dell'Amo Essere come linea, erano in offerta ad 1 euro. Devo dire che ero un po' pensierosa a prenderli, nel senso che ho detto avrò fatto una cavolata. Invece oggi li abbiamo messi vicino al pollo, 10 bastoncini 1 euro, devo dire molto molto buoni. Forse non erano proprio croccantissimi, però un insieme di verdure molto buono perché c'era la carota, il broccolo, le patate, un po' di formaggio. Noi ne abbiamo mangiati due a testa, tre a testa, se non mi ricordo, però ne ho messi comunque nel freezer gli altri, quindi non ve li faccio vedere. E in più, in questo svuota la spesa che ho già messo in frigo, che non vi farò vedere perché tanto non si vede più di altro, nella macelleria abbiamo preso
gli hamburger fatti da loro con all'interno la fontina, dei pezzettini di fontina, un prodotto che io ho già provato, ho già mangiato, mi è piaciuto tantissimo in un altro supermercato e quindi ho voluto ricomprarlo da provare a mangiare anche qui in questo supermercato, in questo discount, chiamiamolo come volete chiamarlo. E quindi lì ne ho presi tre hamburger pagati 9 euro, quindi comunque abbastanza caro, possiamo dire, ma è un bel hamburger grosso, grosso così, ne ho presi tre. E adesso questi li ho messi già nel frigo e quindi non ve li faccio vedere. Poi, come scatolame, non ho preso tanto, ma ho voluto fare un po' di rifornimento di... ho preso uno di fagioli borlotti, perché mio figlio mangia molto volentieri la pasta e fagioli, la pasta e ceci, la pasta e patate, quindi comunque li ho presi per fare la pasta a lui. Poi ho preso il mais dolce, da mangiare come contorno con la verdura, tipo con i pomodori, così. Poi ho preso, dove siete? Ho preso i ceci, e poi vi mostro altre due scatolette che non c'entrano niente con il nostro cibo, ma ho preso anche le scatolette per il mio cagnolone, perché io ho due cani, però queste qua sono solamente per il cane più grande, che gli do anche l'umido con le crocchette, mentre il piccolo mangia solo le crocchette per mia fortuna. Queste due con pollo e tacchino, 69 centesimi. Quindi con le scatolette ho terminato. Poi, visto che sono in tema cani, vi mostro un'altra cosa che passava ad 1 euro e li ho presi per curiosità. Sono dei biscotti a biscottini a forma di osso per i cagnolini. Vediamo, sono 400 grammi, passavano ad 1 euro e quindi li ho voluti prendere. Più che altro questi li ho pensati per il cane piccolino, perché lui mangia un po' di tutto, nel senso che visto che è ancora piccolo e comunque quando mangia lui il suo alimento sono solo le crocchette, quindi è raro che mangia qualcos'altro, se non qualcos'altro proprio di casalingo, che magari avanza un po' di pasta, gliela diamo così. Lui, se assaggia qualcos'altro, di solito mangia veramente tutto. E addirittura mangia la mela, mangia la banana, fa proprio ridere. E quindi ho deciso di provare a prenderli. Il grande, ormai è un vecchietto, ha 14 anni, è un po' viziatino. Onestamente, non so se li mangerà, ma proverò a darli anche lui. Comunque, li ho voluti prendere. Spero che li mangiano, se no, li regalerò ad amici che hanno cani. Poi, ultima cosa di questa busta. Ho voluto prendere della linea Amo Estere queste gallette, mini gallette di mais, che sono salate ma non sono fritte. È un alimento che sto amando particolarmente, un po' di tutte le marche, non è un problema. Mi piacciono sia queste qua di mais, sia quelle di legumi, che mangio o al posto del pane o tante volte per merenda. Magari giusto una manciata di gallette, devo dire che è una merenda che faccio volentieri. Poi, allora arrivo che devo prendere una cosa qua dietro, scusate, molto molto importante, ovvero la carta igienica. La carta igienica con l'applicazione era in offerta a 1,39 euro, 4 rotoli, scalavano 46 centesimi, quindi fate voi il conto quanto poteva costare, più di 2 euro, quasi 2 euro insomma. E questa è la carta igienica a due veli, sono 4 rotoli di 300 strappi dell'Amo Essere. Ecco, e quindi niente, l'ho voluta prendere, più che altro era quella che costava meno, mi sembra abbastanza consistente, non ai livelli della lunghissima, per dire quella di Eurospin, però mi serviva, questa aveva un buon prezzo e quindi l'ho presa. E poi vediamo un po' cosa c'è nell'ultima busta. Allora, ho preso un po' di merende. Merendine varie sia per noi che per i bimbi. Parto con le cose che ho preso per noi grandi, possiamo dire. Allora, mostrandomi un po' di barrette della Dolciando. Ho voluto prendere queste due perché tutti e due mi avevano incuriosito. Questa con arachidi, mandorle e cioccolato fondente, e questa con arachidi, mandorle, semi e miele. Tra le due mi ha ispirato di più questa qua col cioccolato fondente. Però anche qui i semi a me piacciono particolarmente e quindi vediamo come ci starà il miele. Quindi ho preso sia queste due, all'interno sono presenti 4 barrette ogni confezione, sia queste qui che vedete già aperte perché io e mia mamma ci siamo divise una barretta mentre tornavamo a casa. Queste qua sono sempre
Queste sono 6, invece queste erano 4, multigrain della Tremolini, e queste sono cereali e cioccolato fondente. E queste sono un po' più classiche, possiamo dire, e quindi anche loro. Adesso vi dico un po' i prezzi se li trovo. Allora, delle gallette 89 centesimi, del pane quello con i semi e le noci 1,99 euro, mais 79 centesimi. I panini 2 sono costati 60 centesimi, quelli multicereali. Poi vediamo un po' cosa c'è qui. La passata 85 centesimi. Infatti vi dicevo che costava meno di 1 euro, insomma. Poi cacca. Allora vediamo un po' se troviamo. Allora, gli snack crema choco che adesso vi faccio vedere, che ho preso per mia figlia, che sono questi qui. Scusate, vediamo se è il contrario. Sono due e sono quelli che hanno da una parte il cioccolato, dall'altra parte i grissini. Presi soprattutto per mia figlia, ma non so se ne mangerà uno lei e uno lui, insomma, sono solamente due. Li ho pagati 1,39 euro. Poi, latte di pollo 3,80 euro, che non ve l'ho detto. I bastoncini di verdura sono quelli che non vi ho fatto vedere. Allora, la barretta 1,55 euro. Vediamo se trovo le altre. 1,39 euro. Quindi questa 1,39 euro, le altre due 1,55 euro. Devo dire che comunque è un buon prezzo, perché le barrette in altri supermercati stanno a prezzi che superano sicuramente 2 euro, 2,30 euro. Ve lo posso dire perché ultimamente le stiamo comprando spesso per merenda. Perché sia io che mio marito cerchiamo di stare, non dico a dieta, però stiamo cercando di mangiare meglio. Quindi vi dico che comunque ultimamente è una merendina che compro spesso come snack pomeridiano e quindi devo dire che ha un buon prezzo. Poi cosa pesco dalla busta? Dalla busta pesco questi biscotti qua, i biscotti Digestive con avena e cioccolato. Biscotti per la colazione, questi sono con cioccolato, gocce di cioccolato per la colazione, classici biscotti. Mi hanno incuriosito, ultimamente stiamo mangiando quelli della Gran Cereale che ci stanno piacendo tantissimo, sia con cioccolato e caffè, sia con mandorla, salata e cioccolato. Sono biscotti integrali, mi stanno piacendo molto. Anche questi sono biscotti, non so se sono integrali, comunque sono con avena. Devo dire che mi hanno incuriosito e quindi ho deciso di prenderli. Se trovo il prezzo ve lo dico anche, ma non penso che costavano tantissimo. Vediamo se... Eccoli qua, 1,39 euro per 425 grammi. Ci può stare. Poi, per mio figlio che l'ha vista, perché il piccolino è venuto a fare la spesa con noi e ha cominciato a dire io voglio quella, abbiamo preso questa tortina, questo rollino, farci roll, ricoperto e farcito di cioccolato magro, vabbè, comunque la mangeranno i bambini, e 1,39 euro. Poi siamo quasi addirittura d'arrivo. Ho preso la panna perché ieri ho comprato le fragole, ma mia figlia non fa fragole e panna, ma fa panna e fragole. Scusate. E quindi ho preso la panna, che questa la mangerà proprio lei perché è una patita tra che le mangia un po' con le fragole, un po' che apre e spruzza direttamente in bocca. Quindi questa è per lei e non si discute. Ultime due cose che ho preso i sacchetti per la spazzatura, queste qua generici per l'indifferenziata. E poi, siccome ne ho sentito parlare in lungo e in largo, tutti quanti ne parlano strabene, ho voluto provare anch'io la mousse detergente, questa qua, della marca ACD, penso che sia questa, delicata e avvolgente, ricco di estratti vegetali. Sono 100 ml e devo dire che ne ho veramente sentito parlare benissimo. Adesso questa io non ho guardato neanche quanto potesse costare, ma mi sembra veramente poco perché... ecco la mousse detergente 2,99 euro.
Questa l'ho sentito parlare benissimo un po' ovunque, qui su YouTube specialmente, e quindi l'ho voluta prendere. Scusate, mi sarebbero serviti anche gli dischetti struccanti, quelli piccoli, ma non ne ho trovati. Erano presenti solamente quelli grandi. Io di quelli grandi ne ho un paio di scorta, quindi non mi servono. Inoltre, ho dato un po' un'occhiata anche ai detersivi, così al momento non mi serviva nulla. È tanto che non acquisto detersivi Eurospin e un po' mi incuriosivano diverse cose, ma visto che sono anche come mia mamma mi fa scusami, facciamo che qua non prendiamo niente e magari tra qualche giorno andiamo a farci un giro da Tigotà o Vapashop, insomma in questi negozi che vendono soprattutto cose per l'igiene della casa e della persona. E quindi niente, quindi ho detto va bene, ma penso che più in là ci ritornerò proprio per fare un giro e per vedere un po' i detersivi con più calma, ma giusto per curiosare un po', ecco. C'era presente anche la loro linea delle creme solari dopo sole, un piccolo stand, proprio piccolino, verticale, non c'era granché nello stand, onestamente, ma io quest'anno comprerò i solari da Bottega Verde, anche perché poi ho in mente di farvi un video proprio specifico, sui solari che compro e sui solari che sono presenti in negozio. Bene, basta, questo è tutto il mio svuoto alla spesa. Devo dire che comunque di cose ne ho comprate parecchie. Sono stata contenta. Due bustone belle piene e tre cose fuori dalle buste, tre prodottini fuori dalle buste. Sì, 83 euro. Diciamo che comunque anche Eurospin ha aumentato i prezzi, perché comunque è vero che due bustone, però sempre 83 euro. Ma cose che mi servivano e una spesa fatta con la testa. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se questa tipologia di video vi piace. Se vi piace, ve ne porterò altri molto molto volentieri. Io in questo momento vi saluto, vi auguro una buona giornata, barra serata, quando, in base a quando vedete questo video, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!